Ministro, io la ringrazio, ma aggiungo qualche osservazione. Io sono stato il primo a dire che questo governo ha fatto sulla giustizia cose che i governi precedenti per oltre due, forse più decenni non avevano fatto, anzi, che avevano fatto in direzione opposta. Però a me come cittadino interessa guardare non ciò che resta da fare secondo la logica, il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, lei vede il mezzo pieno e io vedo il mezzo vuoto, no. Di fronte a una situazione, quella della giustizia, che trascina con sé tutte le altre questioni, anche finanziarie, come ho cercato di dimostrare, mi sembra che lei questo l'abbia accolto. Una situazione incancrenita e drammatica da negli ultimi 27 anni, che ha portato questo paese ad essere un paese in macerie, sotto tutti i profili, un paese in macerie, quando poteva essere, date le premesse dell'anno 92, con mani pulite e la risposta popolare e delle istituzioni, almeno della gran parte delle istituzioni, in primo luogo magistratura e forze dell'ordine, alla peggiore, più grave sfida mafiosa, date quelle premesse, veramente avremmo potuto essere all'avanguardia dell'Europa. Siamo invece sotto il profilo della giustizia, dell'economia, della vita sociale, del welfare, del disastro culturale, eccetera, un paese in macerie. Allora ha poco senso, secondo me, anche se lo capisco dal punto di vista politico, della politica così come continua a essere intesa, o mal intesa, ma ragionare in termini bicchiere mezzo pieno e bicchiere mezzo vuoto. Allora io faccio il critico e sottolineo il mezzo vuoto e lei giustamente sottolinea il mezzo pieno. Solo che quel mezzo pieno non è il mezzo pieno, è, non voglio dire vuotare il mare col cucchiaino, perché non voglio esagerare, ma certo di fronte alle macerie in cui ci troviamo è davvero ben poca cosa rispetto a degli elementi di rottura ben più radicali che si potrebbero fare, che si sarebbero potuti fare in questi 8 mesi e che davvero darebbero il segnale che su questo tema non si accettano compromessi. E io alcuni esempi li avevo fatti. Una delle cose, secondo me, più gravi è, perché è una sorta di reato degli altri reati, è la disinvoltura, direi quasi l'allegria con cui in Italia si può mentire nel corso dei processi. E se si può mentire, e poiché i processi hanno uno degli elementi fondamentali delle testimonianze, lei capisce che non si riuscirà mai a colpire le forme più gravi, profonde, insidiose di criminalità. Ora, la falsa testimonianza negli ultimi 20 anni, io sono andato a vedermi le varie fasi, ha subito una quantità di metamorfosi, le ultime delle quali hanno fatto sì che, poiché il minimo della pena è diventato 2 anni e tutta una serie di misure che possono intervenire riguardano solo reati in cui la pena edittale minima sia di 3 o 4 anni, e in sostanza oggi mentire, spergiurare, non costa praticamente. In 8 mesi sarebbe bastato cambiare di nuovo questo articolo di modo che
mentire, spergiurare, diventasse una cosa pericolosissima per il criminale e per tutta la rete che lo assiste, perché non è stato fatto. E tutti sanno che uno degli elementi più correnti e lucrativi del sistema corruttivo riguarda il sistema degli appalti. C'è una legge che non so a che punto dell'iter sia, ma che voi state facendo procedere, che rende più facile l'appalto del corrotto, lo rende più facile. È Lei ha fatto giustamente tanti esempi di inversione di tendenza, anche se secondo me tiepida rispetto alla drammaticità della situazione. In questo caso è invece evidente un peggioramento della situazione, perché si ritorna a quella logica berlusconiana per cui si tolgono cosiddetti lacci e lacciuoli per quanto riguarda i subappalti e tutta un'altra serie di cose nel cui merito tecnico ora non entro, ma in alcune delle discussioni dei prossimi giorni sono sicuro che si entrerà, per cui il contrasto alla corruzione diventerà più difficile, non più facile. Lei ha citato, senza fare nomi, praticamente il caso Formigoni prima, cioè non appena c'è una sentenza definitiva e incomincia a esserci l'opinione pubblica che dice poveretto. Ora, francamente, non so a quale opinione pubblica si riferisce, perché appunto ci sono, ho letto di tanti del mondo berlusconiano che ha detto poveretto. Noi da 33 anni ci battiamo per quello che viene definito giustizialismo, ma che invece non è giustizialismo, è prendere la giustizia sul serio. Io ho scritto più volte che giustizialismo e garantismo sono due fasce della stessa realtà, e cioè la giustizia è uguale per tutti. Giustizia uguale per tutti significa quando l'ultimo dei ladruncoli e il più ricco e potente degli eccellenti hanno le stesse garanzie e la stessa severità. Lei ritiene davvero che oggi in Italia abbiamo una situazione per cui l'ultimo dei ladruncoli e il più ricco e potente degli eccellenti hanno le stesse garanzie e vivono la stessa severità? È evidente che tutto ciò è lontanissimo dalla realtà e non ci stiamo avvicinando a quella realtà. Lei ha delle statistiche precise, io ho delle statistiche a orecchio, ma la percentuale nelle carceri di colletti bianchi è in Italia dello 0, qualche cosa sulla popolazione carceraria, in Germania qualcosa come 4-5, qualche cosa, per 13. Dire vale 13. 13, ancora meglio, lei capisce già lo spaventoso divario. E Piercamillo Davigo, che ho già citato, racconta spesso, l'ha fatto ben due volte in quei saggi su Micromega, ma l'ha fatto anche in trasmissioni televisive, di quando in un viaggio in cui visitava una serie di penitenziari negli Stati Uniti per studiare il loro sistema, in uno di questi penitenziari ebbe l'impressione che fossero moltissimi i colletti bianchi. In molte carceri americane, come è noto, c'è una spaventosa differenza rispetto al tessuto sociale, cioè le persone di colore, le persone emarginate, povere, sono
in percentuale enormemente superiore rispetto a quello che è nella società, esattamente come avviene anche in Italia. E però il numero di colletti bianchi era molto alto. Erano quasi tutti condannati per frodi fiscali o per quelle manipolazioni dei dati delle società, eccetera, che servono poi molto spesso a compiere altri reati, riciclaggio e così via. Al direttore penitenziario, il Camillo Davigo, chiese: ma perché siete così severi rispetto a questi reati? E la risposta è una risposta che a me piacerebbe sentire in Italia tutti i giorni quando si parla di queste cose. La risposta fu: perché così severi? Hanno mentito al popolo degli Stati Uniti. Ecco, chi mente al popolo italiano, in nome del quale ha amministrato la giustizia, non rischia nulla in questo paese. Allora, lei ha fatto una difesa del suo operato sacrosanta, se era tesa a mettere in luce come rispetto ai guardasigilli degli ultimi 30 anni, ma io direi anche andando molto a ritroso, lei è ben diverso. Ma io questo non solo non ho messo in dubbio, ma le ho dato atto fin dall'inizio, solo che i guardasigilli in Italia, tranne rarissime eccezioni, queste rarissime eccezioni, una per tutti, Martinazzoli, erano onesti personalmente, ma non hanno fatto davvero qualcosa per cambiare il sistema della giustizia in Italia. Sono tra i politici da ricordare con più obbrobrio in questi paesi. Allora, lei non è in questa linea, non solo viene doato, ma le dico, va quasi da sé, e comunque va benissimo, le cose che lei ha ricordato sono dei passi importanti, ma di fronte alla drammaticità della situazione, le assicuro, l'impressione non è quella che lei ha dato. L'impressione del cittadino, chiamiamolo il solito cittadino medio, ma anche di persone impegnate da decenni su questi temi, è che qui, e le statistiche delle carceri, lei le troverà in uno di questi articoli, che d'altro canto riprende le statistiche ufficiali del suo ministero, quindi lei le conosce a memoria. Nelle maglie della giustizia continuano a finire i senza potere. Quelli che hanno potere continuano a sfuggire alle maglie della giustizia. E io avrei ringraziato questo famoso dibattito, la giustizia, ovvero il potere dei senza potere, che è una citazione un po' forzata di un testo molto importante di Václav Havel, stato il primo presidente della Repubblica Ceca tornata alla democrazia, ma che scrisse quel pamphlet, lo scrisse quando era in carcere, non riguardava solo la giustizia, riguardava la forza del dissenso e della coerenza morale e del sottrarsi alla politica come professione. Era un insieme di considerazioni che andrebbero rilette. Ecco, oggi la sensazione purtroppo non è che la giustizia in Italia stia diventando, malgrado le cose che lei ha ricordato, che sono troppo poche rispetto all'enormità delle cose di cui si ha bisogno e alle moltissime che in questi 8 mesi si sarebbero potute fare. Oggi la giustizia ancora non è il potere
dei senza potere. E allora la mia preoccupazione di cittadino gliela dico proprio smaccatamente. Tra 3 settimane ci saranno le elezioni europee. In questo paese, negli 8 mesi, 9, quanti sono, 10, in cui siete al governo insieme, questo paese vede che c'è una forza politica che ha fatto politica su 2,5 cose, che per loro sono valori, per me sono dei profondi disvalori. Dagli all'immigrato, pistola per tutti per sparare se sei infastidito o aggredito in casa tua, e mezza, riapriamo i casini. Ecco, questa è la politica della Lega, che ha dominato la scena politica, che attraverso questi 2,5 elementi ha ottenuto l'egemonia. E vale poco dire ma i media aiutano, perché i media nella loro larga degenerazione, parlo soprattutto quelli che contano in più, la televisione e il web, però anche qui in televisione voi in 8 mesi avreste potuto davvero porre fine alla lottizzazione alla televisione e imporre un sistema televisivo in cui contano solo le professionalità e la sovranità delle notizie, cioè la sovranità delle notizie scomode per l'establishment. Non l'avete fatto, avete fatto insieme alla Lega una nuova forma di lottizzazione, ma questo en passant. E allora non credo che sia solo che voi le cose buone che fate non le sapete comunicare, e invece la Lega le cose cattive che fa o che semplicemente promette le sa utilizzare molto bene per creare il clima di paura e su questo lucrare. Cioè il fatto che davvero una forza politica ha fatto della paura del migrante e del difendiamoci da soli la sua clava efficacissima. Voi nel problema della giustizia, del basta con la corruzione, e ha detto la class action di questa proposta di legge non è quella che vediamo nei film americani, è una forma molto molto più edulcorata. Comunque anche su questo spero che si discuterà in uno di questi dibattiti in termini tecnici, che il tempo che abbiamo ora non ci può permettere. Sta di fatto che questi temi non sono diventati l'anticlave, e il risultato di questa situazione è che per 8 mesi, tranne proprio nel più recente periodo col caso Siri e con altre cose, con la promessa di gettare di nuovo sul tavolo una legge del conflitto di interessi, che avrebbe dovuto essere gettata sul tavolo il primo giorno del governo, non ora, il risultato è che la Lega, che aveva preso credo il 14% dei voti, qualcosa, 17, che era già un'enormità perché un anno prima stavano al 4%, dal 17 ora stanno al 32 negli ultimi sondaggi. Voi avevate un terzo dei voti degli italiani e oggi state un poco sopra il 20. Avete 3 settimane per rilanciare con energia l'anticlave della giustizia, della lotta alla corruzione, della trasparenza, con una serie di iniziative, di proposte di legge, di promesse impegnative per un prossimo futuro, perché dopo ci sarà il voto, e se il voto sarà quello della situazione attuale che i sondaggi attuali rispecchiano,
tutto questo nostro dialogo sarà inutile, ma sarà inutile tutto quello che lei avrà fatto anche di buono in questi mesi al Ministero e che lei giustamente qui ha illustrato, perché sarà finita l'esperienza di governo, perché tornerà in una forma o nell'altra la destra al potere con l'egemonia di Salvini, e allora dovrete domandarvi quali sono le occasioni che avete perduto in questi 8 mesi, in cui delle cose che vi sembrano rilievi ingenerosi di chi vuole vedere solo il bicchiere mezzo pieno sono invece i rilievi accurati di chi, consapevole che la questione della giustizia in Italia negli ultimi 30 anni è diventata il cancro di questo paese, ha cercato negli anni di porre, anche stasera, di porle in modo più drammatico, chiedendole non di illustrare meriti che io non ho messo in dubbio e non metto in dubbio, ma qualche cosa rispetto a una situazione di ingiustizia che rimane drammatica e per invertire la quale i tempi diventano sempre più drammaticamente brevi.